Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere un nuovissimo glitch per inserire una BMX o comunque sia una bici all'interno del vostro garage al posto delle auto. Questo glitch funziona per tutte le console, così come il glitch per duplicare le auto che ho mostrato qualche giorno fa. Comunque se vi lascerò il link in descrizione del video, così che potete duplicare più auto possibili e venderle senza aspettare. Potete duplicare anche le auto super. Il problema è che se duplicate le auto super, come moltissime persone mi hanno commentato sotto il video, se appunto avete il problema che vi dice che l'auto non la potete vendere perché è inferiore a 50.000 dollari, vuol dire che avete duplicato più di una volta un'auto super. Un'auto super non può essere duplicata più di una volta perché poi le versioni duplicate si diciamo buggano e quindi non le potete vendere. Vi consiglio, soprattutto ai giocatori di PS4, Xbox One e PC, di duplicare un'auto Lowrider che ci sono veramente parecchie modifiche, tra l'altro costose, così che quando venderete un'auto potenziata al massimo, la venderete magari a 700.000 come vi ho mostrato in quel video, ripeto il link in descrizione, così che potete appunto vendere le auto senza aspettare e quindi potete fare così milioni in veramente pochi minuti. Ora invece passiamo al glitch per inserire una BMX, comunque sia bicicletta, qualsiasi all'interno del vostro garage, al posto di un'auto. Dovete semplicemente avere un garage, un qualsiasi garage va bene, che sia con appartamento o senza, non importa. Voi dovete recarvi in una sessione privata, invitare il vostro amico che venite a fare il glitch. Il vostro amico, una volta che è entrato nella vostra sessione privata, dovrà aprire menu di pausa, opzioni e dovrà attivare la modalità spettatore, mettere sì. Mi raccomando ragazzi, è molto importante questo procedimento, altrimenti non potete procedere con il glitch. Una volta che il vostro amico avrà messo sì come modalità spettatore, voi dovete aprire il menu di pausa, dovete andare su amici di GTA, mi raccomando, non giocatori in sessione, altrimenti non comparirà l'opzione guarda giocatore beta, e dovete andare sul vostro amico quindi e guardare giocatore beta. Quindi se non vi esce scritto ragazzi vuol dire che appunto ce l'avete disabilitato degli amici di GTA. Una volta confermata l'opzione guarda giocatore beta, starete guardando il vostro amico che si trova nella sessione, ovvero l'amico che venite a fare il glitch. L'amico dovrà semplicemente aprire menu di pausa, andare su attività, avvi attività, create la Rockstar gare e avviare una qualsiasi gara. Mi raccomando ragazzi, gara creata da Rockstar. Quindi dovrà confermare le impostazioni e iniziare la gara da solo. Quando sarà all'interno della gara e la gara è già iniziata dopo il go della gara, il vostro amico dovrà chiudere l'applicazione, dovrà chiudere GTA, mi raccomando, non uscire da GTA, ma chiudere l'applicazione e rientrare su GTA. A questo punto, una volta che appunto il vostro amico ha chiuso l'applicazione, a voi dopo qualche secondo uscirà la schermata, ovvero questa schermata nera che c'è scritto nessun giocatore adatto da guardare. In questa schermata dovete confermare con X, subito dopo sfonderete in free mode, in sessione privata, ovvero la sessione dove eravate prima, in questo caso io sono ad invito. Quindi una volta fatto ciò noterete che schiacciando la freccia in basso avrete la lista dei giocatori in sessione buggata, quindi non vedrete appunto i giocatori della sessione. A questo punto vuol dire che il glitch al momento è uscito correttamente, voi dovete semplicemente aprire il menu di pausa e invitare il vostro amico. Se siete in una sessione di amici, evitate di invitarlo perché può unirsi anche tramite party. Per evitare problemi se avete gli amici disabilitati come me. A questo punto dovete semplicemente dire al vostro amico, quindi il vostro amico, dovrà recarsi fuori dal vostro garage e rimanere solamente lì guardando con la visuale quando voi uscite dal garage. Così che una volta che uscirete dal garage con un'auto o una BMX, praticamente l'auto non sparirà. Una volta che appunto avete l'amico fuori dal garage, voi dovete uscire dal garage con la BMX, comunque sia con la bicicletta che volete sostituire al posto di un'auto, sempre all'interno del vostro garage. A questo punto dovete entrare nuovamente nel garage, senza BMX però, e dovete tirare fuori l'auto che volete sostituire, quindi o una Rebel o un'auto dei civili. A questo punto, una volta che sarete usciti dal garage con appunto l'auto che volete sostituire al posto della BMX, dovete riprendere la BMX e entrare di nuovo nel garage con la BMX o comunque sia con la bicicletta che volete sostituire, quindi avere nello slot delle auto.
A questo punto noterete che la BMX sarà all'interno del garage al posto dell'auto che avete tirato fuori. A questo punto la bicicletta sarà assicurata, quindi nel caso dovesse esplodere, quindi verrà distrutta, ce l'avete tramite l'assicurazione, come appunto un'auto. Quindi niente ragazzi, potete fare questo glitch anche per duplicare le auto, link in descrizione, lasciate tantissimi like per questo glitch, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orcover è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!